Aie regà, rieccoci qua insieme in video per parlare questa volta. Dopo, vabbè, piccola intro, pochi giorni fa c'è stato il compleanno dei Svapatori Romani alla grandissima con un mega frizzantissimo Andrea Torre. Siamo divertiti veramente tanto, è stata una bellissima serata, lo shooting di Ossia, tanta tanta roba ragazzi, tanta roba. E adesso ritorniamo a bomba sul pezzo con una nuova linea di liquid. Sono stati dati dei campioncini, praticamente in realtà 6, tutta l'intera gamma. Eccoci il fogliettino come le peggiori recensioni, però non mi ricordo più un cacchio. Quindi, allora, questi oggi andiamo a parlare, facciamo due chiacchierine. Considerate che le sto prendendo insieme a voi, non ho proprio assaggiate, voglio proprio fare una diretta allo stato puro delle prime impressioni, sia positive che negative. Vediamo un attimo. Sono diciamo, dei liquidi italiani, Svapoland. Questo nome già l'ho sentito, però vabbè, Mix and Vape, qua almeno sulla brochure, chiaramente 60 ml di liquido con 50 ml, come ATTP vuole, 50 ml di liquido a zero più 10 ml con una basetta, diciamo, di nicotinato. E niente, questi qui, ecco, sono 6 gusti, sono separati per due tabaccosi, due cremosi e due fruttati. Adesso io onestamente li provo. Il cremoso, il primo cremoso lo vado a provare sull'MGNT V2 e il primo fruttato lo vado a provare, attenzione, sul mio Velocity. Bel velocitino, eh? V1, chiaramente il V1. Allora, primo liquido che voglio assaggiare, perché tra l'altro, vabbè, diciamo, dico velocemente i titoli, i nomi di questi liquidi, che sono il Bloodwood tabaccoso. Poi c'è l'Encada de Montecristo, tabaccoso chiaramente, poi c'è il Flurry, mi ricordo il McFlurry, infatti fa vedere in gelatino, ma poi vediamo. Forest Lady, fruttato. Fruit Gang Mango, Fruit Gang Mango. E il Wake Up, quello che mi ha tirato un attimino di più, sai, perché comunque col caffè Wake Up, il cappuccino, quindi qui dicono che è un liquido cappuccino ricoperto da un golosissimo topping caramellato degno dei migliori maestri del caffè. Vediamo se è vero. Eccolo qua, il Wake Up. Io, siccome io ho cambiato il codone, già io ho messo, diciamo, dentro un po' di questo liquido. Adesso vado a completare con altre gocce, diciamo, per quanto riguarda, ecco qua, ecco, quanto riguarda, diciamo, per irrorare bene il cotone. Quindi proviamo Wake Up, il Wake Up che tra l'altro c'ha questo bel disegnino carino, boccette su boccette sample, quindi ripeto, dovrebbe esserci qua, questo è 2 di nicotina, 70-30 come composizione, quindi dovrebbe essere bello cremoso. Ma vediamo un attimino, eh. Allora, all'olfatto l'odore si sente del cappuccino. Sarà che il cotone è nuovo, non lo so. Riproviamo, perché onestamente mi sa, cioè ti lascia la bocca il retrogusto del cappuccino. Basta. Tapping così, caramello, non lo sento. Non male, dopo però, dopo, un attimino. C'è un qualcosa che secondo me stona, stona un po'. Comunque, fumosità abbondante, ragazzi. Però, non lo so. Onestamente rimane sì la bocca del cappuccino, no? Tipo il Nescafè, per capirsi, un cappuccino Nescafè, quindi quelli pronti. Però qualcosa che a primo acchito mi fa di un attimo, aspetta,
C'è qualcosa che stona. Strano, strano. Le coil sono nuove. Il cotone è nuovo. Questo è figo, stato, ma perché? Tri, qualche magnetino. Figo. Non mi ha convinto, onestamente non mi ha convinto. Andiamo a provare. Cambio di atom. Mettiamo l'amico Velocity. Sempre lo stesso discorso, siccome il cotone è nuovo, ho preimbevuto il cotone con un po' di liquido. Questo che volevo andare a provare, diciamo subito, che è il Forest Lady. Allora, che cosa dice il Forest Lady? Il Forest Lady, a quanto dicono loro, seguila e preparati a scoprire, attenzione, seguila le fresche e sinuose note floreali della foresta. Ok, bella coreografa, descrizione frizzante. All'olfatto, questo mentre l'ho drippato, diciamo, ho bevuto il cotone. Mi ricorda molto molto un liquido che vediamo se lo svapare mi conferma questa analisi olfattiva. Chiaramente è un fruttato, quindi di fatto è un fruttato fresco e si sente, perché l'odore si sente. Assolutamente sì, cioè onestamente sembra quasi paro, paro al Front Lake. Sembra il Front Lake con prevalenza di mora. Cioè, si sente quasi più la mora. Il Front Lake abbiamo pure il mango. Qui è quasi uguale al Front Lake. La tentazione è buona, un buon liquido. Però, già sentito. Già sentito. È un Front Lake con prevalenza di mora. Buono, buono, per carità, fresco. Questo periodo c'è sta tutto, c'è tutto però. Sì. È il, mo, giusto un'altra tirata così va in secca il cotone. Allora, quindi abbiamo detto Forest Lady, abbiamo provato un fruttatone fresco, wake up, cappuccino strano. Andiamo con un altro fruttato, qui un altro fruttato è il Fruit Gang Mango. Andiamo a cercare, eccolo qui. Questo mi interessa perché c'ha sta maschera così, sembra tipo un Prud Radiator, no? I vecchi svapatori forse se lo ricorderanno. All'olfatto. Vabbè, si sente il mango è un po' particolare, o ti piace o non ti piace. Non è che dici, sai, lo sopporti, è un po'. C'è un sapore un po' particolare. Vediamo un po' che cosa ci dice il Fruit Gang Mango. Vediamo, eh. Questo è gustoso, a chi piace il mango si sente bene, veramente bene. C'è quella puntina di fresco, ah, che cosa dice? Perché abbiamo detto di tutto, vediamo questo, è un liquido tropicale arricchito da note fresche di mango maturo. Allora, sembra fondamentalmente il solero quello giallo, quello tropicale al mango, è quasi uguale, però c'è una puntina in più di tipo mentolo, di freschezza. Questo devo dire che mi piace particolarmente, nel senso che comunque il mango è fedele, si sente bene. Onestamente io sento 99% mango
fresco, quindi mango e frescuria, non lo so, sarà mango e mentolo, loro qui dicono di un liquido tropicale arricchito da note, in realtà sarà, forse sarà un mango arricchito da note tropicali, però io sento prettamente il mango. Effettivamente sì, confermo quello che ho detto. Quindi questo è il Fruit Gang Mango. Non male, non male. Lo togliamo, ripassiamo all'MGNT, andiamo su sempre la categoria dei cremosi, andiamo a vedere che ci è rimasto. Cremosi. Ripeto, utilizzo l'MGNT per i cremosi perché a mio parere, cioè, avendo una camera, poi ne parleremo insieme di questo MGNT 2, ha una camera più doppia camera ristretta, quindi esalta un pochino di più, si scalda un pochino di più, quindi il cremoso, il tabacco qua va bene. Questo tutto aperto, onestamente, viaggiano forti i fruttati. Questa è la cosa che ho fatto mentalmente, ho fatto un po' di prove e onestamente le ho divisi così. Allora, l'ultimo, diciamo, di i cremosi è il Flurry, McFlurry praticamente, quindi in gelato. E qui che cosa ci descrive il produttore, diciamo, di questi liquidi? Allora, che è un irresistibile cono gelato ripieno di fior di latte e di una dolcissima crema alla fragola. Speriamo che non sia l'ennesimo panna e fragola. L'odore onestamente non sento né una né l'altra. Vediamo, vediamo, magari. Vediamo un attimino qua, sul cappuccino. Ok, allora, vediamo un po'. Vediamo un attimino, eh? Proviamo questo flurry. Vediamo, vediamo, vediamo. Sì. Questa addirittura, questa anche in 70-30, quindi la base è tutta uguale. Allora, come nell'odore non si percepisce né la fragola né la crema. Magari l'intento di creare questo gusto è tipo da serie: prendo un po' di cialda, un cono, lo sbriciolo, prendo un po' di gelato alla crema, lo faccio un po' sciogliere, prendo quello alla fragola, lo faccio un po' sciogliere. Faccio tutto un mega miscuglione e lo mangio. Sa un po', cioè non si distinguono bene, sa di un unico gusto che, onestamente, se mi dicono di che cosa sa questo gusto, onestamente, non saprei distinguere che è un gelato a fior di latte e fragola. Diciamo che, secondo me, questo è un po'. Mi aspettavo il classico panna e fragola. Fortunatamente non è panna e fragola, però non è neanche quello che descrivono, ecco. Questi, diciamo, come primissima impressione, onestamente. Fino adesso di questi quattro che ho assaggiato, quello un po' più sopra, diciamo, gli altri, è questo. È il Fruit Gang Mango. Un pochino meglio, devo dire. Diciamo che per adesso siamo sul 6. Sul 6. Sul 6 mi dispiace perché comunque sono italiani, però.
Ancora c'è un po' di strada da fare. Onestamente, fino adesso questi quattro c'è un po' di strada da fare. Ma non per arrivare agli americani, perché a me, onestamente, a me gli americani non mi manco mi frega più di tanto. Perché se gli americani stavano in Italia, voglio svava italiano. Però, almeno che siano quello. Secondo me stiamo sulla sufficienza, ecco, questo sarà un 6 e mezzo, ecco. Tutti gli altri sono da 6, questo è 6 e mezzo. A questo punto spero di ridere a Baccosi. Mo secco un attimino il codone. Al limite metto un attimo in pausa, secco il codone e ci riassaggiamo fra poco, eh? E rieccoci qua. Ho fatto un attimino seccare il codone. Allora, il primo dei due tabaccosi di questa linea vuoi andare a provare il Bloodwood. Perché? Perché quello è un po' più, diciamo, particolare, almeno dalla descrizione, perché dice che è una miscela di tabacchi americani delle regioni del Virginia e Kentucky. Kentucky è molto interessante, a me piace parecchio, il Virginia un po' meno, ma il Kentucky piace molto, con vaniglia e frutti rossi. Interessante, interessante. Allora, vediamo, tanto già l'ho drippato. Allora, il fatto è giustamente come tutti i tabacchi, non si sente nulla e già andiamo abbastanza bene. Proviamolo qua sopra, sempre su MGNT 2. Ecco qua, tabacco si sente. Basta. Solo il tabacco, l'olio, la vaniglia e i frutti rossi non li sento. Magari, ecco, magari in secondo, la seconda svapata già qualche altra cosa, ma perché ho letto la descrizione, allora quindi magari se ne sto fermando, però il Kentucky si sente bello prepotente, eh? Allora, non è male, leggero, quindi è un all day, non stanca, molto leggero, questo, infatti io sento qua, 90% Kentucky e una base sotto di qualcosa, magari anche il Virginia che è un po' più dolciastro, quindi tende un po' a essere più amabile questo liquido, la vaniglia non la sento, i frutti rossi non li sento, però... Diciamo che si percepisce qualcosa in più alla foglia di tabacco, è un po' asciutto, secco, quindi buono, però diciamo che è un tabacco per chi lo consiglierei, per esempio, per chi vuole fumare un tabacco tutto il giorno, però chi sta iniziando. Sempre però con la base 70-30, onestamente, però qui non c'è scritto, un po', non c'è scritto. Qui non c'è scritto che base 70-30, magari dico una minchiata, però nel farlo scendere scendeva molto lentamente, quindi penso che sia un 70-30 o anche lui, però diciamo che lo consiglierei, ecco, chi, ripeto, chi inizia, diciamo, che da poco è entrato a contatto con il mondo della sigaretta elettronica, però con una base del genere. Poi io ho comunque un discorso che i tabacchi in dripping, onestamente, a me non mi fanno impazzire. Io preferisco godermeli su un bel mescione bello fatto a mestiere. Te lo godi, bel forellino da 1, 1 e 2, stai come un re. Qua te lo godi un pochino meno, non lo so, è una cosa mia particolare, essendo un vecchio svapatore, magari so minchiate che dico io, però io preferisco in altri sistemi. L'ho messo qui sempre perché riscalda, infatti da un po' di lì adesso comincia a diventare un po' più caldo, il tabacco c'ha bisogno di sviluppare calore.
devo dire, non male, cioè è buono, si lascia svapare in maniera gradevole, asciutto, ti rimane comunque la bocca pulita, senza strani sentori, è buono, però ecco, c'ho alcuni, diciamo, alcune perplessità, tutto qua. Sta bene un video lunghissimo. Tocca premere chi so vede fino alla fine, guarda, fino alla fine è un applauso. L'ultimo, famo veloci veloci, il Monte Cristo, vabbè, Monte Cristo, quindi spero e mi auguro che sia il Monte Cristo, né più né meno, un liquido all day che non stanca mai, il vero piacere del sidro arricchito da sfumature dolci di tabacco blend. Ok, vediamo. L'odore è simpatico, simpatico nel senso che comunque per me non credo che siano dei macerati, non lo so perché questo odora, profuma, magari il tabacco blend, bah, non lo so, sentiamo, Ripeto, lo sto svapando per la prima volta insieme a voi, quindi proprio a freddo proprio. Allora, fermi tutti, fermi tutti. Buono, buono. Questo, no, sicuramente questa svapolenta che starò sul cazzo, ovviamente, perché dicevo, ma, cioè, non te dico bocciati, ma gli ho trovato a pecca con ogni cosa. Allora, il Monte Cristo è uguale al Booms. Uguale, identico, cioè, io sto svapa Booms, uguale, chiaramente pure il Booms, il sigarillo, tutte queste, quindi stiamo a parlare sempre della stessa cosa, storia, però è, diciamo, è un tabacco, perché qui a questo punto posso dire che è un tabacco, sicuramente, non lo so, lo voglio sbilanciare, ma non maturato da un organico, quindi non è un organico, buono, perché io, a me piace, io adoro il Booms. Questo è Booms, è uguale, stesso sapore, identico, quindi se vi piace il Booms, vi piace il Monte Cristo della Svapolenta. Né più né meno. Buono, buono. È identico, è uguale, paro, paro, paro. Pure qui non mi viene indicata la percentuale, non mi viene indicata la percentuale della base, ma a questo punto credo che forse non riuscite a vederlo, ma vedete comunque sono abbastanza densi. Sicuramente saranno 70-30. Quindi concludo con un piccolo cappello finale, tanto per rimanere intorno di più. Allora, liquidi onestamente, allora, tra il fruttato, questo è quello che mi è piaciuto un po' di più, e diamo un 6,5. Gli altri tre dei cremosi fruttati gli do il 6, perché poi non sono male, però siamo sul 6, la sufficienza. Questo, il Bloodwood, in realtà ci sento prettamente al Kentucky, vaniglia con età, quindi comunque è un tabacco, onestamente da sistema entry level, magari se fanno una base 50-50 è buono, delicato, non stanca, quindi secondo me con 50-50 questo magari rende pure di più. E il Monte Cristo, buono, io adoro il Booms, ma questo è come un Booms. Quindi in totale comunque sia, sono dei limiti, sono buoni, niente di trascendentale, niente di particolare. Onestamente, liquidi, diciamo, che mi hanno fatto rimanere a papille spalancate, non ne ho trovate. Mi fa piacere che una ditta italiana, che comunque vuole proporre un qualcosa, un'alternativa diciamo, nello scenario dello svapo di liquid ad oggi, visto che poi c'è questa valletta di DP che incombe su di noi, quindi diciamo, la cosa è da premiare che si sono proposti sul mercato. Secondo me, con il mio poco che posso sapere, diciamo, il mio parere, per quello che può valere, il mio parere,
È una buona base di partenza. Una buona base di partenza, siamo sul 6, 6 e mezzo. Si può fare di meglio, però. Si può fare di meglio. Quindi, comunque, un bravi ragazzi. Dai, però, dovete spingere di più. Dovete spingere di più perché siamo da 6. Io voglio l'eccellenza italiana. Voglio che tutti quanti noi italiani svapiamo italiano. Il Made in Italy deve essere il numero 1. Però dateci la possibilità di svapare italiano. Hai capito? Eh? Quindi. Un saluto da Arpio e stavolta abbiamo fatto un'altra cosina. I liquidi li abbiamo provati insieme, senza peli sulla lingua, solo in fascia, solo sulla barba. Quando ce l'ho, toccati le cose ed è così, senza offesa per nessuno. Come sempre, dai cazzo, quello originale, hai capito? È sempre Stay Crisp. Ultima svapata. Stay Crisp!